Ci ho pensato bene. Trovo assurdo che tu contrasti la decisione di tua madre di sposare Alberto. È ancora una bella donna ed è vedova da molti anni. Ha diritto di avere un compagno. Se avesse scelto un altro uomo non mi sarei opposto, però Alberto mira solo al suo denaro. Ma il denaro non è di tua madre, è tuo. E mi risulta che Alberto lo sappia. Sì, però sa anche che io non lesinerei mai il denaro per mantenerli come si deve. Inoltre lui non è adatto a mia madre. Alberto ha sempre vissuto in città, è abituato ai ricevimenti, alle feste. A lui piacciono le donne giovani, non quelle mature. Può darsi che abbia messo la testa a posto. E poi scusa, perché non tieni conto dei sentimenti di tua madre? Vuoi condannarla alla solitudine, all'infelicità? Come mai questo tuo interesse per la felicità di mia madre? È naturale che la sua felicità mi stia a cuore. Come mi sta a cuore la tua serenità. Quando andremo a vivere a San Paolo, ti sentirai molto più tranquillo sapendo che non è sola. Credimi, amore mio. Credimi. Io non posso vivere qui. Qui fa troppo caldo. Mi sento soffocare. Mi manca l'aria. E mi spaventa il solo pensiero di come mi sentirò quando rimarrò incinta. Quando hai accettato di sposarmi, sapevi che avremmo vissuto qui. Sì. Però non avrei mai pensato che il clima fosse orribile. Questo caldo non durerà molto. Allora, finché non passerà quest'afa, mandami a San Paolo. Credimi, sono disperata. Non sopporto più il caldo, mi stordisce, mi rende nervosa. Dov'è la signora? Sta pranzando. Ho cominciato perché non sapevo che saresti tornato. Hai già mangiato? No. Il riso lo vuoi? No. Dove sei andata questa mattina? Sono andata in chiesa e dopo al mercato. Mi ha accompagnata Gioacchino. Non voglio che ti faccia accompagnare da lui. Perché? Dimmi perché non mi hai detto che l'aveva raccomandato Alberto Carrara. Stavo per dirtelo, però tu mi hai detto di fare ciò che ritenevo opportuno. Dato che c'era di mezzo Alberto Carrara, avresti dovuto informarmi. Che cosa intendi fare? Lo vuoi cacciare solo perché lo ha raccomandato Alberto? Non intendo cacciarlo per il momento. Però non voglio che sia lui ad accompagnarti. Fatti accompagnare da Mercedes o da Serafino, sono pagati per questo. Ma di che cosa hai paura? Mi lascia perplesso il fatto che Alberto l'abbia raccomandato a tua madre. Per fargli avere un lavoro a casa mia. Come l'hai saputo? Tua madre l'ha detto al signor Nicola. Ho molti nemici, Beatrice. Molte persone sarebbero disposte a tutto pur di danneggiarmi. Per questo devo stare molto attento alle persone che mi circondano. Perché stai parlando così? Che cosa ti potrebbero fare? Ti dispiacerebbe se mi succedesse qualcosa? O ti sentiresti liberata? Basta, Juan. Mi sono stancata dei tuoi dubbi, dei tuoi sospetti e dei tuoi insulti. Io non ho messo quella fotografia nella valigia. L'ha messa Anna. Me l'ha detto la cameriera di mia madre. E se non mi credi, non importa. Io non ho niente da rimproverarmi. Mentre tu... Ti riferisci a quello che ti hanno detto alla taverna? Beatrice. Beatrice!
Perdonami. Ti chiedo perdono per aver dubitato di te. E per tutto quello che ti ho detto. Però tu devi capire che sono stato profondamente ferito da tua sorella. Io non ne ho nessuna colpa. È vero. Tu non ne hai nessuna colpa. Però, quando ti ho conosciuta, eri innamorata di un altro uomo. Eri disposta a fare qualsiasi cosa per lui. Ma ora non lo amo più. Te l'ho detto non una, ma mille volte. E te l'ho dimostrato. Mi sono data a te con amore, spontaneamente, con fiducia. Ho creduto alla tua bontà, alla tua rettitudine. E mi sono illusa di essere importante per te. E lo sei, credimi. Tu sei la persona più importante della mia vita. Averti conosciuta è stata la mia fortuna. E allora perché ti comporti in questo modo? Perché sono geloso. Anch'io sono gelosa, Juan. Davvero? Sì, è così. Di che cosa credi che sia fatta? Di pietra. Non mi importa se tutti quanti dicono che gli uomini sono traditori e che a noi donne non resta che rassegnarci. Io ti giuro che tra me e quella ragazza non è successo niente. A me invece hanno detto che... Ti hanno detto soltanto delle menzogne. Lo ammetto. Ammetto che la mia intenzione era quella. Volevo vendicarmi, riesci a capirlo? Ma non ho potuto. Come potrei stare con un'altra donna? Quando tu sei l'unica donna che io amo. Devi credermi, ti prego. E va bene. Dubiterai ancora di me? No. Davvero, Juan? Io ti amo. Non avrei mai immaginato che si potesse provare quello che io provo per te. Beatrice, non lo so che cosa mi hai fatto. Potrei dare la mia vita per te. Anch'io, amore. Speriamo che facciano pace. E perché hanno litigato? Forse a causa di Angelica. Perché a causa di Angelica? Perché la conosco. Non è che sia cattiva, però ogni tanto fa delle sciocchezze. Secondo me è molto cambiata da quando ha conosciuto Roberto Castaldo. Vado a vedere se i signori hanno bisogno di qualcosa. E lo sai chi è il colpevole di tutto questo? Il disgraziato di Leopardi, direttore del carcere. Tu lo conosci? No, l'ho visto qualche volta. Pensa che ci ha messo in prigione solamente per vendicarsi del capitano. Sei mai stato in prigione? No. Nemmeno per fare una visita a qualcuno? Beh, sono stato a trovare un mio amico, ma è successo tanto tempo fa. Padrone,
Hanno portato questa lettera per la signora Anna. Come fai a sapere che è per lei? Me l'ha detto il ragazzo che l'ha portata. Con permesso. Mi mancherai tanto, Juan. Starò via solamente per qualche giorno. Perché non mi porti con te? Non sono mai stata per mare. Non posso portarti con me, è un viaggio di lavoro. Ci sono molti passeggeri. Però quando sarò di ritorno, ti prometto che organizzerò un viaggio per noi due soli. Soli? E con pochi marinai. Persone di fiducia che abbiano la delicatezza di sparire dalla coperta quando vogliamo stare soli. E di non disturbarci quando siamo in cabina. Ti amo tanto. Tanto. Devo andare adesso. Mi mancherai. Quanto ti amo. Sono venuta a dirvi una cosa. Aspetto un bambino. Come? Devo spiegarvi com'è successo. No, però me l'hai detto così, tanto bruscamente. Chi è il padre? Volete proprio che vi risponda? Sì, certo. Il bambino è di Juan. Non ti credo. Io lo so. Lo so che non è possibile. Juan è stato l'unico uomo che ho amato nella mia vita. Gliel'hai già detto? Che lo amo. No. Che aspetti un bambino. Sì. Gliel'ho detto qualche giorno fa. E come ha reagito? Se ve lo avessi raccontato, mi avrebbe mandata via. E se lui dovesse cacciarmi, io non saprei dove andare. Chi darebbe un lavoro a una ragazza incinta? Se Juan te l'ha proibito, perché me l'hai raccontato? Per farmi soffrire. Sì. Voglio che soffriate come soffro io. Voi non potete capire quanto io ami Juan. Lui è stato mio prima di essere vostro. Purtroppo Juan non ha voluto sposarmi perché... perché io non sono nessuno. Sono solo una che non ha nessuno al mondo. Io penso che tu mi stia mentendo. Già una volta tentarono di farmi credere in una cosa simile e quella ragazza non era affatto incinta. Di chi parlate? Ascoltami bene, Angelica. Se scoprissi che mi stai ingannando... Il mio stato non si può nascondere. Presto tutti si accorgeranno che sono incinta. Se non mi credete, domandatelo a Mercedes. A lei ho detto che il figlio è di un altro perché Juan mi ha proibito di dire che è suo. E se gli riferirete la nostra conversazione, io gli dirò che voi mentite, che non vi ho detto che è figlio suo. Quindi sappiate come regolarvi. Non può essere vero, mio Dio. Non può essere vero.
Mi ha detto Luana che volevi parlarmi. Entra e siediti, per favore. Dobbiamo parlare di una cosa importante. Noi due ci conosciamo da parecchio tempo, quindi andrò subito al sodo. Voglio sapere perché ti sei messo a corteggiare mia madre. Beh, questa situazione è alquanto particolare, un po' imbarazzante, anche un po' comica. Per me è una cosa seria. Anche per me lo è. Ma come hai appena detto, ci conosciamo da parecchio tempo e ci siamo sempre trattati senza alcuna formalità. Non hai risposto alla mia domanda. Stavo per risponderti. Ma ti prego, non fare quella faccia. Ascoltami come uomo, non come figlio. Tua madre è una donna molto intelligente e affascinante. In questo periodo ho avuto l'opportunità di conoscerla bene e ora sento per lei un grande affetto. Non ti credo. Perché? Perché tu sei un cinico, un libertino, e ti interessa solo il denaro di mia madre. Mi stai offendendo. E tu mi offendi corteggiando mia madre. Mi sembra che tu stia assumendo un atteggiamento infantile e decisamente egoista. Tu hai la tua vita, sei sposato, e probabilmente tra poco andrai a vivere a San Paolo. Io non andrò a vivere a San Paolo. Anna lo desidera. Anna farà quello che le dirò io. Scusa, qual è il problema? Se ti dà tanto fastidio che tua madre si risposi, permettimi di dirti che sei decisamente retrogrado. Al giorno d'oggi, moltissime vedove si risposano. Non voglio che mia madre si sposi con te. Perché no? Mi conosci. Sai quali sono i miei difetti. Non sono né migliore né peggiore di tanti altri. Ti mentirei se dicessi che siamo pazzamente innamorati. Alla nostra età il matrimonio è una specie di scambio. Tua madre ha bisogno di un uomo che l'aiuti, che la protegga e che le faccia compagnia. E io ho bisogno di una vita tranquilla. A te non piace la vita tranquilla. So bene che ti stai approfittando di mia madre, della sua fragilità. Però sappi una cosa, Alberto. Se nonostante la mia opposizione riuscirai a sposarla, da me non avrai neanche un centesimo.